Salve ragazzi, buon pomeriggio e oggi parliamo dell'esercitazione sull'FFT Analyzer, in particolare sull'uso dell'FFT Analyzer, cercando di durante l'esercitazione far vedere tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato anche a lezione e quindi mettendo in evidenza come l'effetto di alcuni parametri che sono selezionabili dall'utente nella configurazione dell'FFT Analyzer, come la frequenza di campionamento, il numero di punti e anche la tipologia di finestra, poi possono essere determinanti nella possibilità di reale analisi su alcune tipologie di segnali e incidere anche ovviamente sugli aspetti un po' più di accuratezza della misura. In particolare la traccia che abbiamo sviluppato è una traccia che si basa su quattro punti fondamentali. In particolare in un primo punto si andranno ad analizzare segnali sinusoidali, quindi caratterizzati da uno spettro che ha, vede la presenza ovviamente di un solo tono centrato alla frequenza del segnale stesso, e andremo ad analizzare in questa prima parte soprattutto gli aspetti legati al dimensionamento dei parametri, quindi dicevamo FC, N ed eventualmente anche la finestra, ma anche a cercare di identificare delle situazioni di campionamento sincrono o asincrono per andare a individuare quali sono gli effetti di questi, di queste condizioni poi sullo spettro che andiamo a visualizzare e quindi poi sulle misure che uno andrebbe a effettuare. Poi avremo un secondo punto che si basa invece, un secondo e un terzo punto che si basa invece su analisi di segnali che hanno spettri a righe, quindi che sono in generale caratterizzati da non la presenza di un solo tono, di una sola frequenza come nel caso della sinusoide, ma diciamo da un certo numero anche di armoniche nel caso per esempio dei segnali a onda quadra, che come ben sapete prevedono uno spettro teoricamente infinito con appunto un numero infinito di armoniche della fondamentale centrate ai multipli dispari della fondamentale, e anche qui vedremo in che modo analizzare questa tipologia di segnali e quali problematiche potrebbero emergere dall'analisi dei singoli toni. Poi nel terzo punto andremo ad analizzare segnali modulati in ampiezza, quindi vedremo proprio l'applicazione dell'FFT Analyzer per la stima dei parametri di un segnale modulato AM secondo certi valori di ampiezza portante, frequenza portante e ampiezza della modulazione, profondità della modulazione e frequenza modulante, e infine in un ultimo punto andremo anche a verificare sperimentalmente gli effetti dell'aliasing in modo tale da ancora una volta mettere in evidenza con delle prove reali, delle prove sperimentali, quelli che sono gli effetti che vi abbiamo raccontato durante le lezioni frontali verificarne appunto su segnali reali. Detto questo, quali sono gli strumenti che noi andremo ad utilizzare per questa esercitazione? Fondamentalmente sono due. Da un lato il generatore che ci fornirà il segnale incognito di volta in volta che andremo ad impostare secondo quello che ci chiede la traccia. Dall'altro abbiamo questo strumento che fungerà da FFT Analyzer. Perché dico fungerà da FFT Analyzer e non è un FFT Analyzer nativo, diciamo? Perché come vi abbiamo detto a lezione, spesso l'FFT Analyzer è uno strumento che si ottiene partendo da di fatto un oscilloscopio digitale che opportunamente customizzato, quindi che magari ha anche inserito al suo interno del suo firmware la funzione algoritmica di calcolo dello spettro attraverso per esempio algoritmo a farfalla appunto di tipo Fast Fourier Transform, consente poi di visualizzare anche lo spettro del segnale e quindi di fungere da FFT Analyzer. Quindi questo è di fatto uno strumento, un oscilloscopio digitale che tra le varie funzioni matematiche di cui è dotato c'è anche quella dell'FFT e quindi ci consentirà di fare anche le visualizzazioni dello spettro. Giusto per, come al solito,
diciamo, prendere un po' di informazioni sulla strumentazione che impieghiamo. Nel caso specifico, ovviamente si tratta, abbiamo detto, di un oscilloscopio Lecroix modello WaverPro 7300A, il cui serial number troveremo sul pannello frontale, sulla parte posteriore dello strumento. Ovviamente, se non dovesse essere leggibile, in ogni caso ve lo forniremo noi per completare anche queste informazioni. E poi l'altro strumento è un generatore di funzioni della HP, modello 33120A, ancora una volta il cui serial number troverete sulla parte posteriore dello strumento. Ovviamente poi, da un punto di vista circuitale, la connessione è abbastanza semplice, perché si tratta di dover realizzare semplicemente un collegamento tra l'uscita del generatore e l'oscilloscopio e l'ingresso dell'oscilloscopio attraverso un semplice cavo coassiale. Ora, prima di andare a sviluppare i punti della traccia, ovviamente dobbiamo un attimo prendere confidenza con questo strumento, che non avete ancora visto proprio come questa marca di strumento. Avete sicuramente già fatto le esercitazioni con l'oscilloscopio digitale, in particolare avete utilizzato gli oscilloscopi della Agilent, se non ricordo male, ma ovviamente questi di un'altra marca, magari i menu sono leggermente differenti, quindi prima di andare direttamente poi a fare le misure richieste della traccia, cerchiamo di capire un po' come interagire con lo strumento. Innanzitutto lo strumento ovviamente presenterà i tratti comuni di tutti gli oscilloscopi, cioè un menu verticale, nel caso specifico caratterizzato da queste manopoline che, come potete immaginare, ci consentiranno di variare i Volta Division, e queste qua invece il position verticale. L'oscilloscopio prevede la possibilità di visualizzare contemporaneamente quattro canali, e quindi ci avete quattro menu indipendenti verticali. Dopodiché avete il menu orizzontale, dove ovviamente potete andare a scegliere innanzitutto la base dei tempi, e quindi il time division, la distanza, diciamo la larghezza di ogni singola divisione in termini temporali, così come anche la possibilità di spostare orizzontalmente la traccia, così come avete visto, diciamo, anche negli altri oscilloscopi. Poi avete un menu di trigger che ancora una volta ha lo scopo di definire le modalità con cui di trigger, appunto, con cui bisogna sincronizzarsi con il segnale eventualmente da visualizzare e su cui effettuare le misure. Ovviamente poi ci sono, ad ogni tasto corrisponde sostanzialmente una funzione oppure un menu all'interno del quale poi andare a scegliere dei parametri. E poi avete i cursori, il menu dei cursori, così come accadeva anche per l'altro oscilloscopio, che vi consentono di andare a inserire visivamente sulla traccia dei cursori orizzontali o verticali per fare misure o sull'asse orizzontale o sull'asse verticale, in maniera più agevole che andare, diciamo così, ad occhio e quindi conteggiare le varie divisioni, tacchette e mezze tacchette. Ed infine avete tutta questa parte qui che si chiama menu Wave Pilot, che in realtà è il menu all'interno del quale potete andare a specificare appunto, per esempio, delle funzioni di misura sui segnali acquisiti, che vi ricordo poi di fatto, una volta memorizzati all'interno della memoria dell'oscilloscopio digitale, quindi campionati, digitalizzati e appunto poi memorizzati all'interno della memoria, poi di fatto rappresentano dei dati su cui, in generale, avendo a disposizione delle funzioni già magari predefinite, come può essere per esempio l'FFT, ma come possono essere anche altre funzioni matematiche già predefinite all'interno di oscilloscopi di questa fascia, quindi per esempio, non so, con un calcolo dell'RMS, di un valore medio, piuttosto che di altri valori, di un tempo di salita e così via, avete generalmente la possibilità, grazie al fatto che macchine tipo queste di fatto sono macchine anche Windows, nel senso che hanno proprio un PC, sul cui è possibile installare dei software tipo anche il MATLAB, in pratica è possibile ad esempio realizzare delle proprie funzioni, dei propri M-file, dei propri script da poter andare a integrare all'interno di questo oscilloscopio e fare in modo quindi che l'oscilloscopio funga da acquisitore e quindi anche da memorizzatore di dati, e poi
la funzione particolare che verrà poi andrà ad elaborare questi dati potrebbe anche essere una funzione, per esempio, scritta da voi attraverso, per esempio, il linguaggio MATLAB. Ora, detto questo, poi quali sono le altre particolarità di questo oscilloscopio? Che ha un touchscreen, praticamente tutti i menu che voi vedete, sia verticali, orizzontali e così via, li trovate anche sotto forma di menu sul display vero e proprio. E poi ovviamente magari questo costruttore ha fatto delle scelte un po' diverse rispetto a ad altri costruttori per quanto riguarda l'indicazione dei parametri di interesse che magari avete imparato ad utilizzare durante anche l'uso dell'altro oscilloscopio, come per esempio la base dei tempi, il menu di trigger, i volt a division. Sono tutte informazioni che trovate scritte in alcune finestrelle che di volta in volta compariranno qui. Detto questo, per entrare un po' più nel dettaglio di come questo oggetto poi diventi un FFT analyzer, iniziamo a prendere un segnale di esempio qualsivoglia. Innanzitutto andiamo a impostare il segnale sul generatore di funzioni, impostiamo l'impiego di un'alta impedenza perché di fatto andremo a collegarci su un oscilloscopio che, come sapete, ha un'impedenza d'ingresso di circa di un mega ohm, andiamo per esempio a selezionare un segnale sinusoidale con ampiezza per esempio 2 volte picco, che poi è anche quella che ci servirà per il primo punto della traccia. Per adesso lasciamo frequenza 1 kHz. Attraverso questi altri tastini si potrebbero selezionare altre tipologie di segnali. A questo punto, una volta generato il segnale, andiamolo innanzitutto a visualizzare nel dominio del tempo. Allora, per visualizzare il segnale nel dominio del tempo, io vado direttamente col touchscreen, disabilito un attimo la modalità frequenza, abilito il canale 1, che è quello su cui è collegato il segnale, e ovviamente adesso dovrei andare a settare tutti i parametri in modo tale da vedere il segnale nel modo più appropriato. Quindi magari vado ad agire innanzitutto sulla base dei tempi, e vi faccio notare come agire sulla base dei tempi, quindi andare a modificare questa impostazione qua, va a modificare alcuni numeretti che trovate scritto qui, time base. In particolare vi faccio notare che ad ogni scatto corrisponde in generale due valori su cui dobbiamo fare attenzione per l'esercitazione odierna, che sono da un lato questo numeretto qua che sto indicando adesso, che rappresenta la frequenza di campionamento, il sample rate, nel caso specifico 500 kilo sample per secondo, e da quest'altro lato qui invece trovate il numero di punti che lui sta acquisendo, quindi la lunghezza di quella famosa memoria di cui abbiamo parlato a lezione quando abbiamo spiegato l'oscilloscopio. In questo caso specifico sono 2.5 kilo sample, ovvero 2500 punti. Vedete, se io vado a variare questa base dei tempi, e quindi questa manopolina, provando per esempio ad allargare o a stringere il segnale, e questo significa ovviamente andando a decidere di far visualizzare contemporaneamente più o meno periodi dello stesso segnale, perché il segnale è costante, sto andando a variare generalmente sia la frequenza di campionamento che questo numero di punti. Perché ho fatto notare questi due parametri in questa fase? Perché rappresentano proprio due dei parametri chiave, no? Abbiamo detto, per l'impostazione di un FFT analyzer, perché sicuramente per poter impostare una corretta analisi con questa tipologia di strumenti è necessario scegliere in maniera appropriata la frequenza di campionamento e il numero di punti. La frequenza di campionamento è sicuramente un primo criterio, è legato al criterio di Nyquist, perché bisogna garantire la verifica della condizione di Nyquist, quindi fondamentalmente bisogna essere in condizioni che soddisfano il teorema di Shannon. E poi per quanto riguarda il numero di punti, abbiamo visto che incide direttamente sulla risoluzione in frequenza, perché la risoluzione in frequenza è data da FC diviso N in generale. Detto questo, andiamo a vedere come questo strumento poi diventa di fatto un FFT analyzer. In pratica lo si fa accedendo al menu MAT, che è appunto il menu matematico, e poi vedete che qui è possibile specificare
diciamo, tante funzioni e customizzarle ognuna di loro sullo stesso canale piuttosto che su altri canali, se uno avesse la necessità di vedere altri canali. Nel caso specifico nostro andiamo a considerare la funzione F1 e vedete specificato la sorgente, cioè su chi devo applicare questa funzione, ovvero nel caso specifico il canale 1, e poi nel caso ancora specifico è già stata selezionata precedentemente da noi per motivi di tempo la funzione FFT, ma andando a cliccare su questo tab, su questo tastino, su questo elementino qua, sarebbe possibile andare a specificare altre tipologie di funzioni. Ora, una volta che è stata poi specificata questa funzione, poi automaticamente vi compare qui un menu che vi consente di andare a, da un lato, nel tab zoom, di andare a definire le caratteristiche della finestra da visualizzare, quindi la frequenza centrale e la scala di visione orizzontale, in termini ovviamente tarata in termini di Hertz, e anche la parte di ampiezza, quindi ancora una volta qui è possibile poi specificare, non so, il centro schermo in termini di ampiezza e la i volt a divisione, quindi la scala in volt a divisione. Se invece andiamo sul tab a fianco, è possibile andare a fare una delle cose che ci interessa di più anche per l'esercitazione, e cioè in particolare andare a scegliere per esempio la tipologia di finestra. Se io vado su Windows posso scegliere, nel caso specifico di questo oscilloscopio, su, in base a 5 finestre diverse, che sono la rettangolare, la Hemming, la Fonan, la Blackman Harris e la Flat Top, ognuna caratterizzata da fondamentalmente roll off e larghezza del lobo principale differente. Vedremo come l'effetto delle finestre sul segnale poi sia determinante in alcuni casi sulla capacità di poter più o meno vedere alcune cose. Ora mettiamoci giusto in condizioni più o meno standard iniziali, quindi giusto per cominciare a vedere questo spettro, e andiamo a selezionare a questo punto il center in corrispondenza di 1 kHz, visto che mi aspetto che il segnale stia a 1 kHz. Al massimo mi dà 500 Hz. Allora, aumentiamo la scala, bisogna prima aumentare questa scala. Allora, mettiamo una scala per esempio di 1000 Hz, se mi fa fare. Ok, a questo punto, una volta aumentata la scala, posso ritornare sul center, e a questo punto immaginiamo pure adesso di lasciare questi valori di scala verticale, in modo tale che ha iniziato perlomeno a vedere il segnale, poi eventualmente si utilizza. Per visualizzare a questo punto l'FFT basta abilitare la traccia, e poi ovviamente se non mi serve più il segnale nel dominio del tempo lo vado a spegnere, in modo tale da vedere solo il segnale diciamo FFT. Allora, ovviamente adesso vediamo poco, andrebbe un attimo sistemato ancora la parte di zoom. Mettiamoci a 1 kHz, che è dove ci aspettiamo il segnale, e il center ci mettiamo per esempio 100 Hz a divisione. Ok, proviamo ad aumentare leggermente la scala, ma giusto per vedere un po' più del segnale, uno spettro più ampio, e fondamentalmente cosa vediamo? Andiamo a notare che in corrispondenza di questo centro, che io per adesso ho messo a 1 kHz, ma adesso ce l'andiamo magari a misurare meglio, notiamo proprio il famoso tono che ci saremmo aspettati, perché essendo un segnale sinusoidale a frequenza appunto 1 kHz, io quello che mi aspetto è in generale di vedere uno spettro con un unico tono centrato proprio alla frequenza di 1 kHz. A questo punto, se voglio andare a fare delle misure, in generale posso abilitare i cursori e premendo questo tastino qua del menu cursors e decidere se devo abilitare i cursori orizzontali, che mi consentono di fare misure sull'asse delle frequenze, oppure
in realtà i cursori verticali che mi consentono però di fare misure sull'asse orizzontale, oppure i cursori orizzontali, diciamo, che però consentono di fare misure sull'asse verticale, quindi delle ampiezze. Non so, se siamo interessati in questo caso appunto a vedere dove si trova questo punto che corrisponde al massimo dello spettro e quindi a quello che dovrebbe essere la frequenza centrale del mio segnale, lasciamo appunto questa tipologia di cursore e con questa manopolina si andrà a posizionarlo in corrispondenza di dove trovo questo valore. E vedete qui sotto, indicato in x1, troverete il valore in cui si trova il cursore, quindi nel caso specifico 1 kHz. Giusto per farvi vedere, e poi ripeto, partiremo con la parte esercitativa vera e propria. Se io cambio la finestra e metto per esempio, non so, una Hemming, vedete come cambia l'effetto sullo spettro, la Blackman Harris, la flat top, che è quella a testa più piatta, e come vedete pure allargarsi in generale, diciamo, la larghezza del lobo principale, che invece viceversa è il più piccolino possibile nel caso della finestra rettangolare. Poi un'altra cosa che pure andremo adesso a vedere con gli esercizi è vedere se, fateci caso, questo oscilloscopio ci consente di vedere una cosa interessante, cioè ci consente di vedere proprio, se riuscite a notare, i propri BIN, cioè i campioni spettrali del segnale in ingresso, che saranno distanziati ovviamente di FC su N, quindi la risoluzione in frequenza che abbiamo una volta definita appunto FC e il numero di punti, e quindi possiamo analizzare proprio tutti quegli aspetti che abbiamo visto anche a teoria, e quindi capire come l'effetto effettivamente della finestratura possa portare a includere all'interno del lobo più campioni, e quindi rendere, diciamo, in alcuni casi non risolvibili dei toni troppo vicini. Detto questo, poi tutti questi fenomeni li andremo a vedere nel dettaglio nei singoli punti, e quindi per adesso ci fermiamo qui e poi andiamo avanti sulla parte traccia. Ok, salve ragazzi, riprendiamo l'esercitazione, in particolare dopo aver fatto quell'introduzione iniziale che mirava a spiegare un pochettino gli aspetti generali della traccia e anche di come si utilizza questo strumento, di come lo si fa diventare di fatto un FFT analyzer, visto che abbiamo detto che parte come oscilloscopio, cioè di fatto un oscilloscopio numerico che ha la capacità di fare anche da FFT analyzer grazie all'implementazione di una funzione, un algoritmo di appunto stima dello spettro attraverso l'algoritmo FFT. Ora andiamo a vedere più invece nel dettaglio la traccia e a sviluppare i vari punti che vi sono richiesti. In particolare partiamo dal punto 1. Il punto 1 richiede di effettuare misure di ampiezza e frequenza su segnali sinusoidali, su un segnale in cui le caratteristiche sono fornite appunto dalla traccia stessa, e quindi in particolare andiamo a innanzitutto impostare sul generatore le caratteristiche del segnale che viene richiesto, quindi 2 volte picco picco, sinusoide, frequenza 3 kHz. Inoltre, diciamo, si ha a disposizione appunto uno strumento che fa da FFT analyzer con un numero di punti n uguale 500, quindi numero di punti massimi, almeno in questa prima fase, acquisibili pari a 500, e che ha la possibilità di utilizzare la finestra rettangolare appunto per finestrare i dati. Allora, la prima cosa che viene chiesta dalla traccia è determinare la minima frequenza di campionamento teorica necessaria ad analizzare il segnale senza commettere aliasing. Allora, è ovvio che a questa domanda si risponde senza far riferimento in questo momento allo strumento, no? Perché parliamo di dati teorici, ovvero partendo da un segnale sinusoidale, quindi che di fatto mostra uno spettro che è costituito da una sola componente centrata proprio alla frequenza del segnale, quindi nel caso specifico 3 kHz,
è ovvio che per il teorema di Shannon, se io non devo commettere aliasing, in generale la minima frequenza che mi consente in questo caso di non commettere aliasing diventa due volte il valore di 3 kHz e quindi 6 kHz, ovvero tradotto in frequenze di acquisizione in 6 kilosample per secondo. Detto questo, però, diciamo, per quello che abbiamo già studiato, abbiamo visto quando abbiamo utilizzato lo strumento come oscilloscopio numerico, in generale la frequenza di campionamento che voi andate ad impostare sull'oscilloscopio non è mai selezionabile in maniera fine, nel senso che dovete accontentarvi di una serie di valori discreti e che quindi in generale non vi consentiranno magari di andare a scegliere esattamente la frequenza 6 kHz, nel caso specifico volessimo considerare la minima teorica possibile, ma dovrebbe accontentarci di quella che meglio approssima questo 6 kHz, ovviamente per eccesso, perché per non commettere aliasing dobbiamo scegliere una frequenza di campionamento che, diciamo, sia superiore o tutt'al più uguale a due volte la frequenza massima del segnale, che poi corrisponde a quella che in gergo si chiama frequenza di Nyquist. Quindi adesso andremo a vedere con l'oscilloscopio di scegliere una frequenza di campionamento la più piccola possibile, ma che soddisfi la condizione di Nyquist, e quindi deve essere la minima frequenza che noi andremo qui a individuare, che però è maggiore di 6 kHz nel caso specifico, e quindi dovrò avere una frequenza che è almeno 6 kHz per secondo. Detto questo, allora, come si va ad operare? Siamo ancora nel dominio del tempo, vedete, non abbiamo ancora abilitato la funzione di analisi FFT. Vi ricordo che per andare a modificare la frequenza di campionamento è necessario andare ad agire in pratica sulla base dei tempi in un oscilloscopio numerico. Giusto per darvi un'idea, al momento la base dei tempi è impostata in modo tale da avere 50 millisecondi a divisione e campionare il segnale con 1 kilosample al secondo. In più è richiesto di acquisire 500 sample, scusatemi, quindi 500 campioni. Se io voglio andare a cambiare questo numeretto per esempio aumentare questa frequenza di campionamento, visto che la dobbiamo portare ad un valore che è superiore ai 6 kilosample al secondo, devo andare ad agire sulla manopolina del time and division, cioè quella che mi fa variare anche la base dei tempi oltre che di fatto la frequenza di campionamento, e vedete che mano a mano che io salgo con la frequenza di campionamento, poi vedo in maniera sempre più nitida e più chiara il segnale che dovevo andare ad analizzare. Diciamo che la traccia però vi chiede di mettervi alla prima frequenza che soddisfa la condizione di Nyquist, e quindi nel caso specifico a 10 kilosample al secondo. Perché in generale magari non conviene salire troppo con la frequenza? Non conviene salire troppo con la frequenza di campionamento perché se noi dobbiamo fare un'analisi in frequenza, quindi non nel dominio del tempo come stiamo visualizzando adesso, che ci porterebbe a pensare di dover fare una cosa del genere, no? Per visualizzare il segnale al meglio possibile. Nel dominio della frequenza sapete che la risoluzione è FC su N, quindi la risoluzione in frequenza è data dal rapporto tra la frequenza di campionamento che state utilizzando e il numero di punti che state acquisendo, e quindi a parità di n, quindi a parità di denominatore, se io aumento troppo la frequenza di campionamento potrei non avere una risoluzione sufficiente a fare le misure in frequenza, piuttosto che a discriminare due toni fra loro vicini e così via. Ora è ovvio che nel caso specifico, poiché abbiamo un tono sinusoidale che è costituito da appunto un'unica riga spettrale centrata a 3 kHz, non c'è problema di dover discriminare in generale toni vicino in generale su questo specifico segnale, però sicuramente un aumento della frequenza di campionamento eccessivo mi fa in ogni caso peggiorare la incertezza che poi possiamo associare a questa misurazione, se come diciamo possiamo fare questa ipotesi l'incertezza possa essere ritenuta legata alla risoluzione che noi andiamo ad ottenere. Quindi cerchiamo di mantenere questa frequenza bassa in modo tale da avere una risoluzione
bassa e quindi un'incertezza di conseguenza bassa nella stima della frequenza. A questo punto, una volta che siamo arrivati a questo secondo punto, arriviamo al terzo e quindi abilitiamo la funzione FFT presente sull'oscilloscopio per calcolare e visualizzare lo spettro di ampiezza del segnale acquisito. Quindi a questo punto che cosa facciamo? Abilitiamo la traccia di FFT, come abbiamo visto l'altra volta, che consente di applicare questa operazione matematica. Spegniamo un attimo il canale del dominio del tempo che non ci interessa e andiamoci a studiare lo spettro. Allora, per studiare lo spettro vi ricordo che, o meglio, per andare ad impostare i parametri di analisi dell'FFT dobbiamo ricliccare su questo menu e ci comparirà qui sotto un altro sottomenu all'interno del quale innanzitutto potete andare a scegliere il valore centrale di frequenza diciamo da analizzare ed eventualmente la scala orizzontale. In più, analogo discorso dicasi per la parte verticale, nel senso che è possibile selezionare il valore verticale di ampiezza corrispondente al centro dello schermo, e i volt a divisione da impiegare. Vi faccio notare che in questo caso abbiamo già centrato il centro proprio sulla frequenza del segnale in ingresso, quindi vedremo effettivamente questo tono, questa riga spettrale esattamente in corrispondenza del centro dello schermo, ma nessuno mi vieta di spostare, per esempio, non so, questo centro ha un valore diverso, invece di 3 kHz mettiamo 3 kHz, ovviamente 2 kHz, scusatemi, però ovviamente perdo, diciamo, in questo modo il segnale. Perché? Perché con una scala di 50 Hz a divisione, se io mi metto qui a 2 kHz, significa che qui starò a 2 kHz 50, 2 kHz 100, 2 kHz 200, 150, 200, 250 e così via. Quindi a passi di 50 Hz ovviamente significa che non includo i 3 kHz famosi d'ingresso e quindi il segnale non lo vedo. Quindi è ovvio che se io qua inizio ad allargare un pochino la scala e faccio che è 500 Hz a divisione, ovviamente mi inizia a comparire anche diciamo il segnale che avevo acquisito. Ma perché? Perché adesso, stando con frequenza centrale a 2 kHz e utilizzando una scala di 500 Hz a divisione, significa che da qui, spostandoci verso destra, andiamo da 2 kHz a 2 kHz e mezzo fino a 3 kHz, che è appunto, diciamo, la frequenza di ingresso. Ovviamente, giusto per farvi notare questi aspetti, ma è chiaro che per cercare di fare una misura che sia caratterizzata, diciamo così, da bassa incertezza in generale, anche dalla nostra capacità di poter andare a individuare quello che dobbiamo misurare con migliore affidabilità, conviene, come dire, centrare tutto attorno a dove ho notato che c'è il segnale, quindi intorno ai 3 kHz, e poi eventualmente zoomare anche la scala orizzontale per vedere un po' meglio, visto che il segnale è tutto concentrato qui, quindi è inutile avere 500 Hz a divisione. Possiamo ritornare per esempio ai 50 di prima, magari possiamo ancora scendere, perché tutto sommato avere tutti questi bin, perché poi questi altro non sono che i campioni dell'FFT, no? Quindi i campioni spettrali che vengono fuori dall'algoritmo di Fast Fourier Transform, che portano informazione nulla, fondamentalmente non ci interessa, e quindi sicuramente, diciamo, iniziare a fare uno zoom del genere è una cosa utile. Possiamo ancora scendere fino quindi a cercare, come al solito, come abbiamo sempre detto, di massimizzare l'uso dello schermo, dell'oscilloscopio. Ovviamente possiamo ancora farlo anche sulla scala verticale, magari la riduciamo un pochino. Okay. Ovviamente anche qui, come al solito, non posso dargli qualsiasi valore voglio di scala, anche se ci sarebbe la possibilità, attraverso abilitando questa opzione, di poter avere una scala un po' più fine rispetto a quella classica che hanno gli oscilloscopi, perché anche nel caso della scala verticale, come abbiamo detto prima, che accade per la scala orizzontale, anche nel caso della scala verticale voi avete degli step
diciamo, di amplificazione o di attenuazione discreti, e quindi in generale io non posso mettere qualsiasi valore. In realtà, se abilito questa opzione VAR su questa scala, ho la possibilità di regolare in maniera più fine questo guadagno, e quindi sicuramente posso ancora ulteriormente ottimizzare. Però tutto sommato, diciamo, una visualizzazione del genere che prende praticamente quasi tutte e otto le divisioni verticali e inizia a diventare, da un punto di vista proprio anche di diciamo accuracy, una visualizzazione soddisfacente in generale. Ora, che cosa dice più la traccia? Una volta che abbiamo visualizzato lo spettro, determinare la restrizione in frequenza risultante dalle scelte fatte e, utilizzando i cursori, verificare che sia coincidente con il valore visualizzato sull'oscilloscopio. Allora, fondamentalmente, che cosa ci aspettiamo noi come risoluzione in frequenza? Ve lo accennavo prima, fissata la frequenza di campionamento, 10 kg sample al secondo, e il numero di punti, 500, la risoluzione in frequenza, che poi rappresenta la distanza sull'asse delle X, quindi delle frequenze nel caso specifico, dei bin dello spettro, quindi dei campioni dello spettro, è data proprio da FC su N, e quindi se vi fate il conto, 10 kg sample diviso 500 punti dovrebbe fare 20 Hz. A questo punto andiamo a vedere se effettivamente, mediante l'uso dei cursori, la distanza fra due campioni qualsivoglia dello spettro, che magari possiamo individuare qua piuttosto che qua, diciamo, quando le andiamo a misurare, effettivamente ci troviamo a 20 Hz. Lo facciamo adesso con i cursori per esercizio, ma già ad occhio si vedrebbe. Perché? Perché avendo utilizzato una scala di 10 Hz a divisione, significa che ogni divisione orizzontale è larga 10 Hz. E poiché questo campione dista da questo o da quest'altro esattamente di due divisioni, diciamo, la distanza effettiva fra questi due campioni sarà esattamente 20 Hz, quindi quello che ci aspettavamo anche dalla teoria. È ovvio che se invece vogliamo andare a esercitarci con l'uso dei cursori, abilitiamo appunto i cursori da questo menu, abbiamo detto, e poi andiamo a selezionare i cursori in modalità relativa e in modalità in modalità questa qui relativa, in modo tale da andarne ad avere due a disposizione. Per esempio, ci facciamo la misura fra tra il posizionamento del primo cursore e il posizionamento del secondo in corrispondenza di quest'altro campione, e otteniamo un delta X che appunto è prossimo ai 20 Hz. Ora è ovvio che diciamo non è perfettamente 20 Hz, ma dipende pure da come è posizionato diciamo bene il cursore sul campione. Quindi ci troviamo anche con quello che abbiamo visto a teoria. E poi un'altra cosa interessante che vi viene chiesto è: con le scelte fatte in termini di frequenza di campionamento, sostanzialmente il numero di punti, determinare se si sta lavorando in condizioni di campionamento sincrono o asincrono, che vi ricordo è una condizione che è legata in pratica al fatto di aver più o meno acquisito un numero intero di periodi del segnale. Cioè, quello che noi stiamo qui vedendo è di fatto lo spettro calcolato non su un singolo periodo, ma su un certo numero di periodi. Ce ne accorgiamo anche se vediamo l'analisi nel dominio del tempo. Vedete, qua non è certo un unico periodo del segnale, ma con la base dei tempi scelta, frequenza di campionamento scelta, eccetera, di fatto stiamo acquisendo un numero significativo di periodi. Ora, dire se siamo in condizioni di campionamento sincrono o asincrono dipende dal verificarsi di una certa condizione che, come abbiamo visto a lezione, si esprime in questo modo. Allora, se riguardiamo, facciamo l'esempio di un classico segnale sinusoidale, ma giusto perché ci viene comodo magari disegnarlo in questo modo, e indichiamo con T il periodo del segnale sinusoidale, e con questi pallini rappresentiamo i campioni che sono prelevati con passo di campionamento T con C, allora a questo punto che cosa succede? Succede che se io
acquisisco un certo numero di periodi del segnale, diamolo con L, ci avrò che tutto questo segmento, supponiamo di aver preso in questo momento un numero intero, è L per T. Ma questo L per T lo posso scrivere anche in funzione di T con C, no? Perché a quel punto, se con N indico il numero totale di campioni presi all'interno di questo intervallo di osservazione a passo di campionamento costante T con C, ci avrò che la relazione è L per T uguale a N T con C. Da cui, se vado a fare un po' di manipolazioni e mi ricordo chi sono T con C e chi sono F, di fatto ciò che L è uguale a N per F su FC. A questo punto, qual è la condizione di campionamento sincrono? Se questo rapporto moltiplicato per n fa un L che è un intero, ovvero abbiamo preso un numero intero di periodi del segnale, allora significa che stiamo in condizioni di campionamento sincrono. E in condizioni di campionamento sincrono, per quello che vi abbiamo anche detto a lezione, fondamentalmente va tutto bene, nel senso che anche se cambio finestra, non verifico fenomeni di scallop loss, anche se utilizzo la rettangolare non verifico fenomeni di scallop loss, che invece abbiamo detto si possono mitigare attraverso l'uso di finestre che hanno una testa più piatta, più ampia. Quando vado a fare la misura di frequenza posso ritenere di aver fatto una misura affidabile. Perché? Perché fondamentalmente nel caso del campionamento sincrono, se io vado a diagrammare lo spettro, che poi è quello che vediamo anche sull'oscilloscopio, praticamente io ho che il massimo del lobo della finestra capita esattamente in corrispondenza della frequenza del segnale. E quindi fondamentalmente poi, qualsiasi sia la finestra che utilizzo, anche una a testa più piatta, non osserverò né variazioni di ampiezza, quindi non si verificherà l'effetto dello scallop loss, né diciamo avrei difficoltà a capire dove sta il centro della finestra e quindi anche della frequenza che io devo associare al segnale se fosse una frequenza incognita. Quindi nella condizione attuale andiamo a verificare se con un conticino siamo in condizione di campionamento sincrono o asincrono. Allora, in pratica, se vi fate un attimo il conticino, N è 500 nel caso nostro, F è la frequenza del segnale d'ingresso, quindi 3 kHz, FC è 10 millisecond, se non ho fatto errori nei miei conti, dovrebbe venire fuori da questa moltiplicazione un valore pari a 150. E quindi significa che con le attuali condizioni stiamo acquisendo 150 periodi del segnale, quindi un numero intero, ovvero siamo in condizioni di campionamento sincrono. Ora, detto questo, andiamo a verificare gli ultimi punti di questa parte della traccia, in particolare chiediamo di visualizzare lo spettro del segnale e misurare l'ampiezza e la frequenza del tono. Quindi a questo punto ritorniamo a visualizzare solo lo spettro del segnale e andiamoci a misurare queste due quantità. Allora, per quanto riguarda la misura di frequenza, che cosa conviene fare? Possiamo pure abilitare il singolo cursore, perché tanto diciamo non ci serve andare a misurare due cose o un delta sull'asse X, ma dobbiamo semplicemente cercare di misurare la frequenza corrispondente al massimo della finestra, quindi a questo campione. L'indicazione è fornita qui ed è in particolare 3 kHz e quindi coincide proprio con la frequenza del generatore. Ovviamente risultato che può sembrare banale, ma non è così, perché qui stiamo lavorando in laboratorio con un generatore da laboratorio, che è uno strumento relativamente stabile, che lavora in condizioni controllate, quindi che lavora anche in un ambiente controllato, e quindi essendo anche uno strumento abbastanza di pregio, per quanto vecchio, però è uno strumento che quando dichiara 3 kHz sono 3 kHz, tutt'al più forse potremmo andare a riscontrare qualche problematica all'ordine dei millihertz, come potremmo vedere magari come avrete visto col contatore elettronico, però
per la risoluzione che riesco a ottenere con l'oscilloscopio, questo è sicuramente un valore più che affidabile. In più, se volessimo andare, per quanto riguarda l'incertezza, a dare un'indicazione di quale potrebbe essere l'incertezza di misura da associare a questa misura di frequenza, potremmo provare a fare questo ragionamento, cioè che volendo utilizzare la risoluzione in frequenza che noi abbiamo a disposizione, cioè FC su N, come dato per il calcolo dell'incertezza, noi potremmo fare un'ipotesi che il risultato, il risultato di misura si distribuisca attraverso una distribuzione rettangolare di ampiezza pari a proprio pari a questa risoluzione. E quindi a quel punto significa che se io vado a considerare l'incertezza tipo da associare a questa misura, potrei considerare quella che si ottiene dividendo il valore di risoluzione, cioè FC su N, per 2 radical 3. Quindi lo divido per, cioè faccio FC su N diviso 2 radical 3, in modo tale da far sì che quella risoluzione FC su N rappresenti la fascia di variabilità del risultato completa. E quindi a quel punto, se io devo stimare la sigma di questa distribuzione, devo fare FCN diviso 2 diviso radical 3, e quindi FC diviso 2 N radical 3. Questo potrebbe essere quindi il modo per esprimere l'incertezza di misura con questa tipologia di misura. Per quanto riguarda la misura di ampiezza, andiamo a vedere anche qui in che modo ottenerla. Al solito possiamo rifarci all'uso dei cursori, in particolare in questo caso il cursore verticale, e vedere, posizionarlo ovviamente in corrispondenza del campione e andare a effettuare la misura in queste condizioni. Quindi al momento in cui raggiungo il massimo, più o meno quando posiziono il cursore, e otterrò un certo valore, un volt. Anche in questo caso, se lo andassi a confrontare con quello che era il valore imposto, ci troviamo, perché 2 volte picco picco significa 1 volt di picco. Però quello che dovremmo considerare per quanto riguarda l'incertezza di misura sull'ampiezza, possiamo far riferimento alle specifiche di accuracy di questo strumento, di questo oscilloscopio. In particolare, per quanto riguarda l'ampiezza, mi viene indicato che l'accuracy è 1,5% del valore di fondo scala. Quindi, una volta noto il fondo scala, che mi viene comunque indicato ancora una volta qui come 200 millivolt a divisione, lo moltiplico per 8 per ottenere il valore di fondo scala. A quel punto, una volta che ho noto questo valore di fondo scala, l'accuracy da associare a questa misura è 1,5% di questo valore di fondo scala, quindi 1,5% del valore 8 per 200 millivolt, ovvero di 1,6 volt. Una volta che ho definito e ho calcolato questa accuracy, poi pronti per determinare l'incertezza, perché ancora una volta, trattandosi poi di una misura diretta, non occorre fare altro tipo di elaborazioni se non quella di dividere questo accuracy per radical 3 nel caso specifico, perché, per come è indicato qui, essendo un più o meno quell'1,5% del fondo scala eccetera, significa che è già la semiampiezza della distribuzione rettangolare, e quindi non devo dividere per 2, ma devo fare direttamente accuracy su radical 3. Ok, e con questo direi che questo primo punto si esaurisce. Okay. Ora, ritornando sulla seconda parte della traccia, sempre sulla parte sinusoidale, la traccia ci chiede di ora configurare il segnale in ingresso sempre come sinusoidale, 2 volte picco picco, quindi l'ampiezza non la modifichiamo, però frequenza 8 GHz. Non modificare questa frequenza,
Allora, ovviamente la prima cosa da fare è adeguare la frequenza di campionamento al nuovo segnale, perché se ci ricordiamo, prima il segnale era a 3 kHz e lo abbiamo campionato a 10 kSimple al secondo. Ovviamente questi 10 kSimple al secondo non sono soddisfacenti nel caso specifico, perché la minima frequenza senza connettere aliasing sarebbe di 16 kSimple al secondo, e quindi iniziamo a variare questa frequenza in modo tale da portarla ad un valore che sia adeguato per questo segnale, e in particolare l'ho portato a 25 kSimple al secondo. Ora, al solito però, per visualizzare lo spettro bisogna un attimo centrarlo meglio. Andiamoci a mettere per esempio 8 kHz, perché sappiamo che il segnale è 8 kHz, però nessuno ci vieterebbe di andare a fare una ricerca un po' più diciamo, in una situazione in cui uno non ha informazioni sul segnale, può fare una ricerca un po' più ampia, per esempio utilizzando inizialmente una scala di visione più ampia, non so, per esempio 1 kHz, per vedere dove sta il tono di interesse, e poi mano a mano andando a centrare e zoomare per ottenere per esempio quello che abbiamo ottenuto prima, no? In realtà abbiamo messo 20 Hz, mettiamo 50 Hz adesso, giusto per capire. Perché per quello che dobbiamo verificare ci conviene un attimo avere un po' più di spazio a destra e a sinistra del tono. In particolare la traccia cosa chiede? La traccia dice in queste condizioni cambiare la frequenza del segnale in ingresso incrementandola di 1 Hz alla volta, passando da 8 kHz fino a 8025, e commentare cosa accade allo spettro. Allora, iniziamo a fare questa cosa, quindi andiamo a variare questa frequenza di 1 Hz alla volta e guardiamo cosa succede allo spettro mano a mano che io vado ad aumentare questa frequenza. Vedete come si sta modificando lo spettro? Addirittura nella condizione 8025 perde pure di significato il concetto di picco, perché addirittura nelle condizioni attuali posso ritenere che questi due campioni hanno un'ampiezza tutto sommato equivalente. Ma quello che vi faccio notare è non solo questo fatto, quindi che si è deformato lo spettro, ma c'è un altro fatto che sta succedendo. Se ritorno un attimo indietro e quindi rivediamo cosa è successo aumentando di volta in volta la frequenza, vedete anche qui cosa succede ai campioni corrispondenti a quelli che dovrebbero essere nulli dei lobi secondari. In realtà si sta salendo un po' tutto. Perché sta salendo un po' tutto? Perché fondamentalmente stiamo andando in condizioni di campionamento asincrono. E quindi cosa succede? Cosa vi abbiamo detto che succede a lezione? Vi abbiamo detto che in pratica i campioni spettrali a quel punto, invece di trovarsi in corrispondenza del tono centrale della frequenza che si sta acquisendo e gli altri in corrispondenza dei nulli dei lobi secondari, qui invece iniziano a non trovarsi anche in corrispondenza dei lobi secondari i campioni spettrali laterali, e quindi magari a capitare in corrispondenza delle varie gobbette, no? dei lobi secondari, così come anche il lobo principale, vedete, mostra uno spettro che non è detto che sia centrato, vedete, rispetto alla frequenza del segnale. Fateci caso, in questo caso specifico il mio cursore sta comunque in corrispondenza di quello che potrebbe essere un massimo, mi indica 8 kHz, ma il segnale d'ingresso è a frequenza di 8.024. Quindi ancora di più si capisce adesso il senso del perché quando io faccio una misura in frequenza con FFT Analyzer, nel momento in cui vado a specificare la risoluzione e poi da quella l'incertezza, è necessario far riferimento appunto alla risoluzione per capire più o meno quale sarà il valore vero convenzionale da associare a quella misura di frequenza. Perché? Perché nel caso specifico, vedete, io posso ritenere che poiché individuo due valori che sono potenzialmente
dei valori di massimo comunque sono molto prossimi tra loro, mi aspetto che la frequenza sarà, posso dichiararla pari a questa qui perché corrisponde al massimo, però considerando che ho una risoluzione che mi potrebbe portare fino a in realtà 8.50 Hz, quindi 8.050 Hz, kHz, scusatemi. E quindi che significa? Significa che il mio valore di frequenza effettivo posso dichiararlo pari a questo a meno di un'incertezza che sia in qualche modo legata alla risoluzione e quindi alla distanza tra questi due beam. Ora, una volta capito questo fenomeno, poi la traccia ci dice un'altra cosa. Ci dice impostare la frequenza del segnale d'ingresso al valore di 8015 Hz, quindi lo riportiamo un attimo a 8015, e misurare l'ampiezza e la frequenza del tono. Allora, ancora una volta, diciamo come abbiamo fatto prima, misuriamoci la frequenza e otterremo 8 kHz. Ancora una volta, l'incertezza da associare a questa misura è data da FC su N per quanto riguarda la risoluzione, che assumiamo essere anche uguale all'accuracy, e poi dividere su 2 radical 3 per ottenere diciamo l'incertezza tipo da associare. Per quanto riguarda l'ampiezza, ancora una volta andiamo a posizionarci col cursore in corrispondenza del campione corrispondente al picco e ci andiamo a notare il valore di 858 millivolt ottenuto con 200 millivolt a divisione, quindi con gli stessi valori di fondo scala che abbiamo visto prima, quindi considerando ancora le specifiche eccetera avremo l'accuracy di 1.5% del valore di fondo scala che poi diviso per radical 3 ci darà l'incertezza. Una cosa che vi faccio notare però fin da ora è questo valore qui, cioè indipendentemente da tutto, vedete, io mi trovo un valore che è abbastanza diverso da quello che ho misurato prima. Prima abbiamo misurato un volt, io qua non mica ho modificato l'ampiezza, l'ampiezza è la stessa, quindi il fatto che io adesso stia sottostimando l'ampiezza è legata semplicemente a questo problema del campionamento asincrono in cui ci troviamo e al fatto che magari in questo momento non sto utilizzando la migliore finestra possibile per evitare questo problema. Per accorgerci di questo fatto andiamo ancora una volta nel menu dell'FFT e questa volta andiamo ad agire sulla finestra, un parametro che fino adesso abbiamo lasciato di default al valore della finestra rettangolare, però come vi dicevo già prima possiamo anche andare a definire delle altre finestre e mano a mano che le scegliamo possiamo andare a poi innanzitutto a vedere l'effetto che hanno, in particolare poi sulla misura di ampiezza, e poi possiamo anche stimare qualitativamente lo scallop loss di ciascuna finestra. Allora, in particolare, per esempio, passiamo dalla rettangolare alla Hemming, vediamo cosa succede. Immediatamente vedete la Hemming, che è un po' più larga della rettangolare, mi permette un po' di compensare, diciamo, questo effetto dello scallop loss, perché se io vado a posizionarmi in corrispondenza del massimo, mentre prima misuravo 858 millivolt con la rettangolare, adesso misuro 928 millivolt. Ma cosa succede se io vado a scegliere una finestra ancora più ampia, la Blackman Harris, quindi con un lobo principale ancora più ampio? Blackman Harris mi consente di andare a recuperare un altro pochino rispetto a prima, e poi via via, mano a mano che vado sulle altre finestre, in particolare vado sulla flat top, che è quella a testa più piatta, vedete che io riesco praticamente a recuperare quasi tutto quello che avevo perso a causa del campionamento asincrono, perché adesso misurerò 996 millivolt, che rispetto ad un volt stiamo parlando di 4 millivolt di differenza, quindi se considero che ci sarà comunque un'incertezza di misura, senz'altro otterrò, diciamo così, dei valori compatibili. Quello che vi faccio pure notare è che nel momento in cui abbiamo cambiato finestra, non solo abbiamo recuperato un po' in ampiezza per questo effetto che vi dicevo,
però anche si è allargato il lombo, quindi rivediamolo giusto per fare il confronto con la rettangolare, no? Quindi vedete la rettangolare che è l'estremo opposto rispetto alla flat, dopo che è quella più stretta in assoluto, vedete, cioè avete un, diciamo, un lobo molto più stretto, però anche un'ampiezza è più bassa a causa del campionamento asincrono. Invece nel caso della flat top vedete un lobo più ampio, però il recupero in qualche modo dell'ampiezza nonostante il campionamento asincrono. E allora, volendo, si potrebbe anche determinare in queste condizioni le torri di scallop loss, che è uno dei punti della traccia, anche se in maniera qualitativa, perché basterebbe diciamo in effetti posizionare due cursori, uno in corrispondenza del valore, come dire, 1 volt, che è quello ideale che dovrei avere nel caso in cui non ci fosse campionamento asincrono, e poi dovrei andare di volta in volta a misurare il delta che io ottengo, diciamo, per andiamo a vedere un attimo il delta che io ottengo tra questo valore di riferimento ad 1 volt e i valori massimi che otterrò per le varie finestre. Nel caso specifico, per quanto riguarda la finestra di la flat top, ho un delta y di 4 millivolt. Se vado a cambiare finestra, per esempio utilizzo la Blackman Harris, vado a modificare il cursore. Devo modificare quest'altro, ci avrò questo delta, quindi circa 48 millivolt. Poi cambio ancora la finestra, per esempio Hemming, e ho 60 millivolt, in realtà un po' di più, 70 millivolt, scusatemi. Vado sulla rettangolare e ho uno scallop loss di 140 millivolt. Quindi al variare della finestra, ovviamente, abbiamo notato questo fenomeno che avevamo anche già anticipato a teoria, e che quindi ci fa pensare che quando siamo in condizioni di campionamento asincrono, come in questo caso, se devo fare misure di ampiezza, senz'altro devo cercare di andare a utilizzare delle finestre a testa più piatta possibile, perché altrimenti non riesco a fare delle misure che siano abbastanza affidabili da un punto di vista dell'ampiezza. Ok, con questo abbiamo finito il primo punto e adesso passiamo al secondo. Allora, ora continuiamo con la traccia sul secondo punto, e in particolare andiamo a fare misure di ampiezza e frequenza su segnali con spettro a righe, dove abbiamo più toni sinusoidali, in effetti, cioè abbiamo la composizione di più toni, quindi vedremo uno spettro che non è costituito, come nel caso della singola sinusoide, da un singolo tono, ma da un certo numero, in realtà idealmente infiniti, toni, quindi armoniche multiple della fondamentale. In particolare viene chiesto di effettuare queste analisi su un segnale a onda quadra di ampiezza 2 volt e di frequenza 20 Hz. E quindi ci portiamo a frequenza 20 Hz. In più viene richiesto di visualizzare un solo periodo del segnale, quindi andiamo ad agire sulla base dei tempi per visualizzare un solo periodo del segnale. In queste condizioni abilitare la funzione FFT, quindi abilitiamo al solito la funzione FFT, cancelliamo la funzione del dominio del tempo, e andiamo a centrarci più o meno in corrispondenza del segnale e andiamoci a vedere lo spettro come è fatto. Allora, ovviamente, diciamo, poi magari piano piano zoomeremo, però giusto per darvi un'idea, una panoramica sullo spettro, togliamo un attimo i cursori che magari danno fastidio. Io vedo innanzitutto un tono centrato appunto a 20 Hz e poi altri toni con un'ampiezza che mano a mano vanno a decrescere, così come ci aspetteremmo anche dallo sviluppo in serie di Fourier di questo segnale.
che se voglio andare a misurare, ovviamente lo posso fare andando a utilizzare una scala più appropriata. Magari forse questo è proprio troppo, diciamo 50 Hz. E se volessimo andare appunto ad osservare lo spettro e vedere dove sono collocate queste armoniche, allora già abbiamo che la fondamentale sta qui a 50 Hz. E poi gli altri a 20 Hz, scusatemi, qui, mentre invece se vado a vedere il delta, e quindi la distanza fra due toni, è a 40 Hz. Quindi ogni due toni c'ho sempre 40 Hz. Ovviamente questo è atteso perché sappiamo dallo sviluppo dell'onda quadra che io avrò le componenti dispari della fondamentale, quindi ce l'avrò a F0, a 3F0, 5F0 e così via, se F0 è la fondamentale. E quindi abbiamo poi uno sviluppo che decade con l'ampiezza e così via, quindi diciamo abbiamo uno spettro che è quello che in qualche modo ci attendevamo. Ancora una volta, facciamo una misura, in particolare la traccia dice misurare la distanza in frequenza fra le prime due armoniche e determinare l'incertezza di misura sulla distanza misurata. Allora è ovvio che per fare la misura di frequenza, di distanza, noi che cosa possiamo fare? Possiamo singolarmente misurare le singole armoniche e quindi diciamo trovare per esempio questo valore che si trova a 60 Hz e quest'altro che si trova a scusate, questo che si trova a 60, no, x con 1 e questo qua x, scusatemi, li invertiti, ma giusto per li mettiamo a posto in modo tale da avere x con 1 prima di x con 2. Allora, x con 1 si troverà a 60 Hz, x con 2 a 100 Hz. Ovviamente ciascuna di queste due misure vengono fatte con un'incertezza che dipende sempre da FC su N, quindi 10 kT al secondo diviso N e quindi diviso 500. Abbiamo ottenuto, diciamo, il valore di FC, il valore di risoluzione, scusatemi, stiamo utilizzando per ciascuna delle misure e poi diciamo al solito ci calcoliamo l'incertezza di misura da associare alle singole misure e poi poiché di fatto quello che vi stiamo chiedendo di misurare è la distanza fra le due frequenze, la distanza è una misura indiretta, in particolare di F5-F3 se consideriamo la quinta e la terza armonica, e a quel punto diciamo potete poi applicare il principio dell'azione di incertezza per dare una stima di questa incertezza di misura da associare alla distanza. Lasciando il numero di punti inalterato, variare la tipologia di finestra ed osservare lo spettro commentando i risultati ottenuti. Allora, andiamo a questo punto a vedere l'effetto della finestra, come pesa sulla capacità fondamentalmente di discriminare questi toni in queste condizioni di risoluzione. In particolare, noi siamo partiti dalla rettangolare e quindi, per esempio, possiamo andare a vedere cosa succede nel momento in cui utilizziamo una hemming. Già utilizzando una hemming che ha lobo che è doppio rispetto a quello della rettangolare, vedete che si inizia a perdere proprio informazioni sullo spettro. Non per effetto aliasing, perché qua non stiamo commettendo aliasing significativo, però quello che accade è che avendo allargato di fatto il lobo principale della finestra, di fatto stiamo peggiorando abbastanza proprio la risoluzione effettiva che noi abbiamo, cioè i beam saranno sempre a distanza FC su N. Se io andassi a misurare la distanza tra questi campioni sarà sempre FC su N, però con la finestra di Hemming inizierò a inglobare più campioni all'interno dello stesso lobo e quindi quando poi ne vado a mettere più lobi principali vicini, perché sono quello dovuto alla frequenza fondamentale, tutte le altre dovuti alle frequenze armoniche,
della fondamentale, multipli della fondamentale, praticamente ci sarà una sovrapposizione che mi renderà di fatto non visibile o non facilmente individuabile il contenuto spettrale del segnale, quindi col rischio di dire che questo è un segnale sinusoidale perché mi sembra di vedere solo un tono invece di vederne un certo numero. E questa cosa qua andrà ancora peggio se io vado a utilizzare delle finestre che hanno un lobo principale ancora più largo, come per esempio nel caso della flat top, dove perdo proprio, diciamo, in ampiezza, perdo proprio la forma dello spettro e non li vedo proprio più i toni successivi. Quindi ecco perché al solito l'impostazione dei parametri che voi date ad un FFT analyzer in termini di frequenza di campionamento, numero di punti e anche finestratura, poi vi danno realmente la possibilità di diciamo andare a visualizzare correttamente lo spettro di un segnale e quindi poi non solo identificare il segnale ma poi a farci le misure sopra. Come si potrebbe correggere questa situazione? Ovviamente, poiché siamo già ad un valore di frequenza di campionamento che magari può essere non altissimo, o meglio, non conviene scendere troppo, perché altrimenti su un segnale che teoricamente ha infinite armoniche potremmo iniziare ad avere effetti significativi dell'aliasing, perché non raggiungeremo di fatto mai la condizione di Nyquist. L'unica cosa che possiamo fare è, da un lato, giocare sulla finestra. Abbiamo visto che con la rettangolare tutto sommato le cose le vedevamo, no? Però sicuramente, se io però sono costretto anche a fare misure di ampiezza di questi toni, abbiamo detto che con le misure di ampiezza conviene utilizzare una finestra a testa piatta, che però in questo caso non mi darebbe diciamo la possibilità di ottenere una risoluzione sufficiente, allora cosa si fa? E si deve andare ad agire su quello che si può andare ad agire. Abbiamo detto, frequenza di campionamento non la vogliamo diminuire più di tanto. La finestra può essere un grado di libertà, perché anzi in realtà non lo diventa più, perché vorremmo utilizzare magari una finestra a testa piatta per, diciamo, fare delle misure di ampiezza più affidabili. A questo punto l'unica cosa che possiamo fare è, poiché la risoluzione è FC su N, se FC è fissato, cercare di aumentare il numero di punti e quindi cercare di schiodarmi da questo 500 sample. E allora come faccio? È la prima volta che lo andiamo a modificare. Andiamo ad aumentare i sample points, già per esempio portarli da 500 a 5000, vediamo che effetto mi danno sulla FFT. Riportiamoci un attimo al centro, scusatemi. Vediamo se sono sufficienti a vedere, non ancora, perché in realtà, scusate, mi è cambiata pure la frequenza di campionamento, quindi la devo ridurre, devo riportarla a quella di prima, no? Quanto stavamo a 10 kilo sample. Vediamo anche che con 10 kilo sample al secondo, vi riporto un attimo a far vedere lo zoom, mettiamoci sempre a 50 Hz in modo da vederne più di uno. Vedete come ora, partendo dalla condizione di prima, cioè 10 kg sample al secondo, però adesso abbiamo aumentato il numero di punti, io riesco a vedere chiaramente distinti i toni anche con la flat top, che era quella più larga in assoluto, che prima non mi consentiva di fare questo. Se torno sulla rettangolare, ovviamente continuo a vederli bene distinti, e così via, Hemming e così via. Quindi vedete come la scelta di una finestra mi possa poi, combinata con la scelta della frequenza di cambiamento del numero di punti, portare a ottenere la possibilità di visualizzare lo spettro in modo affidabile. Ok? E con questo abbiamo finito anche il secondo punto della traccia. Ok, ora continuiamo con il terzo punto della traccia. In particolare andremo a fare misure di ampiezza e frequenza su segnali modulati in ampiezza, quindi il classico segnale AM.
in modo tale anche da vedere un segnale proprio di telecomunicazione, come, come lo acquisiamo con l'oscilloscopio e poi anche come lo processiamo per quanto riguarda la parte di analisi spettrale. Allora, innanzitutto ci dice di configurare il generatore di funzione per fornire un segnale sinusoidale modulato in ampiezza con le seguenti caratteristiche, quindi ampiezza portante 5 volt picco picco, frequenza portante 10 kHz. Allora, tutto sinusoidale, allora, ampiezza 5 volt picco picco, frequenza abbiamo detto 10 kHz. E poi frequenza della modulante 100 Hz e profondità di modulazione 80%. Allora, per andare ad agire su queste cose qua, modulazione, definiamo modulazione 80, no, modulante 100 Hz abbiamo detto, sì, ok. Per quanto riguarda l'ampiezza, allora, per quanto riguarda l'ampiezza abbiamo detto 80% di profondità di modulazione. Ok, quindi 10 kHz, ricontrolliamo un attimo il settings, ok, dovrebbe essere questo. Ok, allora a questo punto andiamo a vedere innanzitutto il segnale nel dominio del tempo e poi diciamo ce lo vediamo anche ovviamente nel dominio della frequenza. Ok, ovviamente per vederlo dobbiamo un attimo sistemare l'oscilloscopio. Ecco qui il classico segnale che avete studiato anche sui libri, diciamo, di telecomunicazioni, no? Il classico segnale un po' ad occhio che avete studiato anche sui libri di comunicazione. Ovviamente possiamo pure un attimo stoppare giusto per analizzarlo un po' meglio, ma per farvi capire che c'è appunto una portante che viene modulata in ampiezza, quindi l'ampiezza in maniera sinusoidale attraverso una certa profondità di modulazione che abbiamo visto non essere il 100% e quindi il segnale non passa, cioè non si annulla, diciamo, in corrispondenza dello zero. E, per quanto riguarda la parte di inviluppo. E, ora proviamo ad analizzare questo segnale. Allora, al solito la traccia dice scegli i parametri di impostazione dell'FFT Analyzer, quindi ovviamente frequenza di campionamento, numero di punti e finestra, tali da consentire di eseguire le misure di ampiezza e frequenza delle componenti frequenziali presenti nel segnale. Allora, sicuramente la prima cosa da fare è scegliere la frequenza di campionamento. Frequenza di campionamento deve essere due volte almeno, abbiamo detto, la massima frequenza del segnale. Ma qual è la massima frequenza del segnale? Essendo un segnale a modulazione di ampiezza, io mi aspetto uno spettro che è costituito da tre toni, tre righe. Quello corrispondente alla portante, che ha anche ampiezza maggiore e che è centrato appunto a 10 kHz, e poi mi aspetto altri due toni, uno a destra e un altro a sinistra, che siano centrati alla frequenza portante più la frequenza modulante e frequenza portante meno frequenza modulante. Quindi mi aspetto un tono a 10 kHz, un tono a 10.1 kHz e un tono a 9.9 kHz. Ok? A questo punto significa che la massima frequenza di campionamento, la massima frequenza presente nel segnale è 10.1 kHz, ovvero la minima frequenza di campionamento sarà 20.2 kHz. Al solito io qui non riesco a selezionare la frequenza di campionamento in modo così fine, ma devo accontentarmi di una frequenza di campionamento che non mi farà, diciamo, appunto fare aliasing, e quindi qualsiasi frequenza di campionamento che supera i 20-25 kilosempoll al secondo, da questo punto di vista non ci darebbe problemi. Quindi, diciamo, a questo punto possiamo anche andare a selezionare semplicemente, per esempio, questa, a utilizzare inizialmente questa 250 kilosempoll al secondo come frequenza di campionamento. Ora, detto questo,
con questa frequenza di campionamento e con questo numero di punti saremmo in grado, il numero di punti che abbiamo lasciato inalterato rispetto a prima è 5 kg sempre al secondo, saremmo in grado di fare una analisi in frequenza che ci consente di distinguere innanzitutto questi toni? Al solito la risposta dipende innanzitutto da che FC su N abbiamo. FC su N 250 diviso 5 quanto fa? Fa circa 50, fa 50, e quindi è proprio 50 Hz già di risoluzione, mentre io qua i segnali ce li ho a distanza di 100 Hz, per cui se sbaglio la finestra molto probabilmente non li vedo. Facciamo giusto un attimo una prova per verificare questo e poi sistemiamo i valori in modo più appropriato. Facciamo un attimo l'analisi con l'FFT, cancelliamo il segnale nel dominio del tempo, possiamo anche togliere la condizione di stop, andiamoci al solito a centrare su dove ci aspettiamo che ci sia il segnale, quindi diciamo 10 kHz, e andiamo a scegliere una scala di per esempio 20 Hz a divisione, anzi facciamo 100 Hz. Come vi dicevo, appunto, con questa finestra flat top io vedo solo un oscillare, ma è dovuto al fatto che qui dentro il segnale di fatto sta, diciamo, lo stiamo campionando in maniera non sincrona, e quindi il segnale appunto ha una diciamo così, un inviluppo variabile, per cui se utilizziamo la rettangolare, vedete cosa succede, che tutto sommato a parità di punti la rettangolare ci consente ancora di vedere, anche se non abbiamo ottimizzato per ora diciamo le ampiezze, magari mettiamo però tutto sommato il segnale lo iniziamo a vedere. Se andiamo con i cursori a ancora una volta a vedere dove si trovano questi campioni spettrali, mi trovo che questo cursore di prima si trova in corrispondenza appunto di circa 10.100 kHz, che è quello che vi dicevo prima, 10.1 kHz in pratica, e quest'altro invece ovviamente è la frequenza portante, diciamo intorno ai 10 kHz, e quest'altro qui invece a sinistra ce lo troviamo a 9.9, proprio quello che diciamo ci aspettavamo anche dalla teoria. Come vi facevo notare appunto che se utilizziamo la finestra con queste impostazioni di frequenza di campionamento e numero di punti, l'unica finestra che mi consente di vedere in maniera chiara e discriminata i tre toni è quella rettangolare, perché già se vado su quella di Hemming inizio ad avere problemi ad essere sicuro che qui ci siano dei toni, e quindi anche sul fatto di dire un segnale AM piuttosto che chissà che cos'altro è. Mano a mano che vado avanti, diciamo, avrò sempre più problemi, e quindi fino al punto di non vederli proprio più i toni. Allora, ancora una volta, come posso migliorare la situazione se poi lo scopo mio è quello di cercare di fare delle misure che siano più robuste possibile rispetto al campionamento asincrono, e quindi che facciano uso di finestre ad ampiezza ampia, quello di magari o scendere con la frequenza di campionamento se me lo posso permettere, oppure aumentare il numero di punti, che sono entrambe cose che posso fare in questo senso, perché se io scendo con la frequenza di campionamento, vedete, sto ancora abbondantemente sopra la frequenza di Nyquist su questa tipologia di segnale. Ovviamente devo solo andarmi a ricentrare un attimo, perché lui si è perso il centro ogni volta che faccio questo servizio di cambiare la frequenza di campionamento, e vabbè, cambio un attimo la scala, mettiamoci per esempio 50 Hz a divisione, e vedete chiaramente ovviamente i tre toni, e quindi su questi possiamo andare a fare, in queste condizioni, avendo ridotto la frequenza di campionamento e quindi la risoluzione in frequenza, ridotto anche, avere la possibilità di discriminarli chiaramente, e quindi fare le misure per esempio anche con la flat top. A questo punto, al solito, diciamo, misuriamo l'ampiezza e la frequenza dei tre toni, e quindi questo qui si troverà
a 10.100 kHz, al solito l'incertezza di misura si otterrà una volta noti FC ed N, che sono rispettivamente 50 kSv al secondo e N pari a 5000. Stessa cosa dicasi per quest'altro che sta a 9.900 e poi per quanto riguarda la frequenza centrale qui del tono portante ci troviamo, ovviamente cerchiamo, al solito potremmo cercare un po' di zoomare, quindi a un certo punto per esempio se ho fatto già la misura sugli altri in realtà posso andare a pensare di ridurre lo zoom, o meglio ad amplificare diciamo l'asse orizzontale in modo tale da capire esattamente dove sta il mio massimo e quindi fermarmi dove diciamo sta proprio il campione massimo, e quindi per esempio 10 kHz. Non è cambiato niente da un punto di vista di risoluzione, perché siamo sempre su 50 kSv su 5 kSv complessivi di punti, però da un punto di vista di visualizzazione e di posizionamento del cursore fare uno zoom sicuramente migliora diciamo la nostra capacità di andare a poi a posizionare il cursore, e quindi sicuramente la misura diventa un po' più affidabile. Ovviamente questo vale lo stesso per gli altri, cioè nel senso che io potrei tranquillamente con la stessa scala semplicemente spostarmi sull'altro tono, quello a fianco, e quindi andare a fare qui la misura per esempio di frequenza, e quindi sarebbe 10.1 kHz. Ancora una volta poi potrei ottimizzare un po' l'ampiezza, visto che qua stiamo a dei livelli un po' più bassi di ampiezza, potrei per esempio ridurre questo center e poi diminuire questa scala, quindi adesso siamo a 200 mV, possiamo iniziare a fare 200 mV, questo qua lo portiamo ancora un po' più sopra. E mano a mano cerchiamo di sfruttare, come dire, un po' meglio lo schermo, anche se poi fondamentalmente i Volta Division con cui stiamo lavorando sono praticamente questi qua, quindi sempre 200 mV a divisione stiamo, se vogliamo un po' migliorare questa risoluzione dobbiamo ridurre ulteriormente i 100 mV a divisione qui, in modo tale da vedere tutto questo a pieno schermo e quindi poi andare a fare la misura con i cursori verticali delle ampiezze di questo tono. Quindi nel caso specifico otterremo un'ampiezza di 503 mV con 100 mV a divisione, e quindi al solito per calcolare l'incertezza dovremmo poi moltiplicare, cioè fare l'1.5% del fondo scala, che significa 100 mV per 8 in questo caso. Stessa cosa dicasi ovviamente per l'altro tono, a questo punto ce lo troviamo già quasi gratis, ci mettiamo a 9.9 kHz, così ci misuriamo l'altro tono che tutto sommato l'ampiezza è praticamente identica a quella precedente. Ancora una volta con le stesse impostazioni, quindi dal punto di vista di incertezza non cambia nulla. La frequenza le abbiamo già misurate e abbiamo detto che la risoluzione è sempre FC su N, quindi è quella il termine che ci servirà poi per calcolare l'incertezza. Ci manca solo il tono principale, la misura del tono principale, che abbiamo detto essere a 10 kHz, quello della portante. Ovviamente qui, poiché la portante ha un'ampiezza maggiore, dobbiamo ridurre questo, e una volta che abbiamo ridotto questo, beh, come al solito col cursore ci mettiamo in corrispondenza di dove capita il massimo e troveremo 1.251 volte, ancora una volta con quante volte a divisione, 100 mV, e quindi poi la chiusa è 1.5% di 100 mV per 8, e quindi poi scaturisce il calcolo dell'incertezza. Una volta che abbiamo fatto questo, di fatto abbiamo terminato anche questo terzo punto, cioè l'ultimo punto del paragrafo 3 della traccia, perché abbiamo finito, dobbiamo solo fare questa analisi degli effetti dell'aliasing, un po' per rendercene conto anche visivamente sullo spettro di un segnale. Ok, pronti? Ok, ora finiamo l'esercitazione con l'ultima parte della traccia,
e che non richiede delle misure vere e proprie quantitative, ma serve solo a mettervi in evidenza con appunto un po' di misure e quindi con aspetti un po' più sperimentali, un po' più pratici, gli effetti dell'aliasing che abbiamo più volte analizzato a lezione, citato e visto ovviamente voi anche in altri corsi. Quindi cercheremo di portare proprio l'oscilloscopio a lavorare in condizioni di aliasing per verificarne gli effetti, per esempio nel dominio della frequenza. Allora, in particolare questa cosa qui la verificheremo su un segnale ad onda triangolare avente ampiezza 2 volte picco picco e frequenza 510 Hz, quindi al solito abbiamo predisposto le ampiezze, le frequenze e il tipo di forma d'onda, diciamo, richiesto dalla traccia, e poi andremo a seguire i passi richiesti dalla traccia per analizzare questi fenomeni. Allora, in particolare, il primo punto richiede che nel dominio del tempo di impostare lo strumento in modo da visualizzare soltanto un periodo del segnale. In tali condizioni, abilitare la funzione FFT utilizzando il numero di punti 500 e finestra rettangolare e osservare lo spettro del segnale. Andiamo a fare questa prima cosa, e quindi nel dominio del tempo, quindi abilitiamo il canale nel dominio del tempo e andiamo a modificare la base dei tempi per visualizzare un unico periodo del segnale. Ok? E direi che ci siamo. A questo punto mi chiede di abilitare la funzione FFT, diciamo in realtà è già abilitata per le prove che abbiamo fatto precedentemente. Spegniamo un attimo il segnale nel dominio del tempo e andiamo a visualizzare lo spettro. Al solito, che cosa bisogna fare quando si va a visualizzare l'FFT? Innanzitutto bisogna vedere dove è centrato lo spettro, dove il segnale è attorno a 510 Hz, almeno come frequenza fondamentale, ci poniamo in corrispondenza di questa frequenza e poi magari andiamo a ridurre, anzi ad aumentare leggermente questa scala per provare a vedere un po' quali sono le componenti del segnale. Ovviamente in queste condizioni non siamo almeno visivamente in grado di riconoscere correttamente questo segnale, perché me ne accorgo dal fatto che su un segnale triangolare, che è un segnale con spettro a righe, e che ancora una volta, se andassimo a fare lo sviluppo in serie di Fourier, mi aspetterei un numero infinito di armoniche multiple della fondamentale, ovviamente di ampiezza mano a mano decrescente. Abbiamo che comunque con queste impostazioni di frequenza di campionamento, numero di punti e anche finestra, non riusciamo a visualizzare queste ulteriori componenti. Ma perché? Perché stiamo utilizzando, vedete, una finestra flat top, che era quella che era rimasta magari dalla precedente impostazione dell'esercitazione. Riportiamoci un attimo sulla rettangolare. Con la rettangolare, grazie al fatto che si riduce la larghezza del lobo principale, vedete, io riesco a vedere effettivamente una componente principale che, se vedete il cursore, sta tra 500 e 520 Hz. Ovviamente adesso c'è una scarsezza di visualizzazione in termini anche di risoluzione, scusate, in termini di visualizzazione, quindi non riesco proprio a centrarmi sui 510. Ovvio che se facessi uno zoom e quindi facessi magari una cosa del genere, mi potrei posizionare con il cursore perfettamente e quindi scoprire se sto a 510 o ad un valore un po' diverso. Poi che cosa succede? Se andiamo a vedere un po' più avanti lo spettro che forma ha, quindi aumentiamo un pochino la scala di visione in modo tale da vedere, diciamo, un campo di frequenze più ampio, noto che spostandomi col cursore noto una piccola gobbetta qui che si trova grosso modo in corrispondenza di quella che potrebbe essere la prima delle armoniche non nulle, quindi la terza armonica dell'onda triangolare, che si dovrebbe collocare intorno ai
510 Hz per 3 e quindi circa 1530 Hz. Ancora una volta, vedete, diciamo, si tratta anche di eventualmente zoomare su questa se vogliamo fare una misura un po' più accurata. E poi se mi sposto ancora, vedo quest'altra piccola gobbetta che si ritrova ad una misura, ad una frequenza che è circa 5 volte la 510 Hz e quindi circa 1000 a 2550 Hz. Questo giusto per dirvi che effettivamente quello che ci aspettavamo dalla teoria ce lo troviamo, e tutto sommato queste armoniche si trovano al posto in cui ce lo aspettavamo. Ovviamente, come dicevamo anche nella traccia, partendo dalla rettangolare, vedete cosa succede se ovviamente cambiamo la finestra. Mano a mano che allarghiamo il lobo della finestra, il lobo principale della finestra, succedono un po' di cose, al punto che magari in questa condizione le due prime armoniche non nulle, quindi quella fondamentale e quella a 1530 Hz, vengono inglobate praticamente dal lobo della finestra flat top, e quindi io perdo anche capacità di identificare la tipologia del segnale che è. Cioè, quindi seppure questa analisi fatta direttamente in frequenza dovesse servirmi per capire la natura del segnale e quindi quali sono le componenti, qual è la forma e quali diciamo, sono le caratteristiche in generale di questo segnale, ovviamente in queste condizioni l'avrei persa. Come posso migliorare per esempio questa cosa? Ovviamente agendo sulla risoluzione, perché se io sono costretto a utilizzare per qualche motivo questa finestra perché magari devo fare il minore errore di scallop loss possibile, come abbiamo visto nei precedenti punti di esercitazione, quindi ho necessità di utilizzare una finestra con il lobo più largo possibile, posso agire su questo cercando di ridurre la risoluzione in frequenza data dal rapporto tra FC ed M. E quindi sicuramente una prima cosa che potrei andare a fare è aumentare il numero di punti. E poi, diciamo, eventualmente ridurre la frequenza di campionamento in modo tale da rendere visibile le tre gobbette di cui parlavamo prima, anche per esempio impiegando la finestra, diciamo, flat top. Quindi agendo su FC ed N fondamentalmente otteniamo questa possibilità di visualizzare anche, diciamo, queste armoniche con la finestra flat top. Giusto per darvi un'idea, ovviamente poi ricordiamoci sempre che la risoluzione in frequenza, quindi la distanza fra due bin, è data da FC su N, nel caso specifico da 200 kilosample al secondo diviso 5000 kilosample, e quindi dovrebbero essere 50 Hz, ovviamente sufficiente a discriminare armoniche che sono tra loro distanti di circa 1 kHz, perché se la prima sta a 510, la prima e la seconda non nulla, in realtà sta a 1530, la differenza fa poco più di 1 kHz, e quindi con 50 Hz di risoluzione, anche con la flat top che allarga un po' il lobo, siamo in grado di, diciamo, visualizzare correttamente, distinguere correttamente questi toni. Detto questo, a questo punto andiamo a effettuare, di fatto abbiamo anche con questa con queste fasi risposto al secondo punto, quindi riusciamo a vedere la terza e la quinta armonica. Ora andiamo per assurdo a variare la frequenza di campionamento fino a 1000 sample al secondo per vedere che spettro otteniamo. Perché dico per assurdo? Perché ovviamente utilizzare una frequenza di campionamento di 1000 sample al secondo su un segnale che ha come frequenza fondamentale 510 Hz, anche non, pure se non fosse una triangolare ma se fosse una semplice sinusoide, ovviamente già darebbe un problema di aliasing, perché non stiamo garantendo la condizione di Nyquist, perché in queste condizioni noi dovremmo campionare ad almeno 1020 Hz, mentre invece noi vi stiamo chiedendo di portare la frequenza di campionamento a 1 kHz sostanzialmente. Però vediamo cosa accade su questo segnale e vediamo cosa accade in queste condizioni. In particolare andiamo a ridurre la frequenza di campionamento. Tolgo un attimo il mouse, altrimenti non si vede. E l'abbiamo portato a 1 kilosample al secondo. Portato a 1 kilosample al secondo, ovviamente dobbiamo un attimo risettare un attimo i parametri dell'FFT Analyzer.
ovviamente lì andiamo a ricentrarci intorno ai 510 Hz, che è dove mi aspettavo ci fosse il segnale. Cambiamo un po' la scala di visione, ma giusto per diciamo, consentire di avere una visualizzazione più... Un attimo solo. Più ampia dello spettro, e non è necessario nemmeno acquisire in maniera continua, diciamo volendo potremmo acquisirlo, però possiamo anche fare tutti questi ragionamenti stoppando un attimo l'oscilloscopio e notare cosa. Notare innanzitutto, fateci caso, io ho utilizzato come center di questo schermo 500 Hz, quindi che significa che in corrispondenza di questo asse diciamo intermedio ci dovrei trovarne la frequenza di 500 Hz, tant'è che se io posiziono il cursore in corrispondenza del centro dello schermo mi trovo esattamente 500 Hz. Ma cosa noto pure? Noto che innanzitutto a 510 non c'è il segnale, ma d'altra parte questo pure me lo aspetto, perché? Perché se sto campionando a 1 kg sample al secondo, cosa abbiamo detto a lezione? Che lo spettro che io riesco a vedere, quindi riesco a calcolare, data una certa frequenza di campionamento FC, è quello che va da 0 ad FC mezzi, e quindi io riuscirò più a vedere da 0 a 500 Hz, ed è quello che esattamente diciamo sto vedendo qui. Quindi in ogni caso non riuscirei nemmeno a vedere 510 Hz, però quello che noto è che sono spuntate delle componenti diciamo che non mi sarei proprio aspettato nel segnale. In particolare, per esempio, se andiamo a vedere questa prima componente, che si trova approssimativamente attorno a 490 Hz, poi al solito potremmo zoomare, potremmo, diciamo, facciamolo un attimo, ma giusto per... fare le cose in modo più accurato possibile, vedete, stiamo proprio intorno a 490 Hz, che non è originaria del segnale in ingresso, no, perché il segnale in ingresso è una triangolare a 510 Hz. Allora, è ovvio che stiamo vedendo quello che è l'aliasing, perché essendo lo strumento non dotato di un filtro passabasso volontariamente sull'ingresso che facesse da filtro anti-aliasing, perché altrimenti inibirebbe il funzionamento, per esempio, anche dello strumento in tempo equivalente, che è una delle funzioni delle modalità di campionamento che avete studiato a lezione, non abbiamo il filtro anti-aliasing, e quindi se stiamo sottocampionando il segnale rispetto alla frequenza di Nyquist, ovviamente stiamo facendo aliasing. E giusto per valutarlo anche da un punto di vista numerico, possiamo anche capire se effettivamente ci troviamo con le cose che abbiamo detto a teoria. Però cosa abbiamo detto a teoria? Che per una data componente di un segnale, l'armonica di aliasing si troverà, la corrispondente, scusate, frequenza di alias, si troverà esattamente a un valore di frequenza che è dato dalla differenza tra che cosa? Il multiplo della frequenza di campionamento più vicino alla frequenza che io sto campionando originale nel segnale. Allora, la frequenza che io sto campionando originale nel segnale, e su cui stiamo focalizzando adesso la nostra attenzione, è 510 Hz. La frequenza di campionamento è 1 kg sample al secondo, quindi il multiplo intero più vicino di questa frequenza di campionamento a 510 Hz è proprio 1 kg sample al secondo. E quindi se io vado a fare la differenza tra 1 kHz e 510 Hz, mi esce 490 Hz, che è esattamente la frequenza a cui si trova questa componente. Se io vado un pochettino più in basso in frequenza, noto che ci sono ancora delle altre componenti che non mi aspettavo nel segnale. Questa sta a 470 Hz. Andiamo ancora a zoomare, per esempio mettiamo... e mettiamo come center 470 Hz. Ancora una volta poi possiamo zoomare, possiamo anche in ampiezza, ma giusto per ok,
si dice pivot, sono troppo, eccola qui. Allora, nel rivedere questa posizione stiamo appunto a 470 Hz, anche questa non fa parte del segnale originario. Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere, ancora una volta, anzi lo è, un'armonica di aliasing, ma di quale delle componenti originali del segnale? Ricordiamoci che il segnale appunto ha componenti solo a multipli dispari della fondamentale, 510 per esempio per 3 fa 1530, allora a questo punto significa che la componente armonica che è posizionato originariamente nel segnale a 1530 Hz non la sto campionando bene, perché la sto campionando ancora una volta al di sotto della minima frequenza richiesta dal teorema di Shannon, e quindi nel caso specifico sarebbe almeno 3 kHz e 60 Hz, 3.060 kHz, invece io la sto campionando a 1 kHz. Allora ancora una volta ci sarà un problema di aliasing, e dove andrò a collocare, dove andrò a trovare, come abbiamo fatto noi sperimentalmente, questa armonica di aliasing? Alla, ancora una volta, applicato la stessa formuletta di prima, cioè in corrispondenza della differenza, in valore assoluto ovviamente, tra il multiplo intero della frequenza di campionamento più prossimo alla armonica che sto campionando, che è 1500, abbiamo detto sarebbe a 1530, meno 1530 stesso. Qual è il multiplo intero della frequenza di campionamento più vicina a 1530? Questa volta è 2 kSample, perché è più vicina di 1 kSample, e quindi questa armonica, se è quella giusta, dovrebbe essere quella che si ottiene come differenza tra 2 kSample e 1530, ovvero fa 470 Hz, che è effettivamente il valore in cui si trova adesso il cursore. E così via. Anche questa qui, se andassimo a fare il conticino, e fatelo voi magari per esercizio, ce la troviamo ad una frequenza che potrebbe essere quella legata alla quinta armonica, quindi quella che si doveva trovare a 510 per 5 che fa 2550. Starebbe a 2550, la sto campionando bene? No, perché la sto campionando a 1 kSample al secondo. Ragionando come prima, dovremmo trovarci che la corrispondente frequenza di alias della quinta armonica di questo segnale si troverà collocata a 450 Hz. Ovviamente poi potremmo andare a investigare sullo spettro quanto vogliamo, però questo per farvi capire appunto come, diciamo, sperimentalmente abbiamo verificato anche l'effetto dell'analisi. Ora andiamo a fare quest'ultimo punto dell'esercizio, che consiste nell'andare a impostare una frequenza di campionamento non più di 1 kSample al secondo, ma andiamo a 2.5 kSample al secondo, quindi andiamo a variare la frequenza esattamente qua e andiamo a vedere cosa succede sullo spettro. Riportiamoci un attimo al centro dei 510 Hz del segnale presunto, andiamo a variare un'altra volta le scale per fare in modo da visualizzare il segnale al meglio, e allora cosa vediamo? Vediamo ancora, se andiamo a muovere il cursore questa volta, che fondamentalmente se io vado a muovere il cursore, allora frequenza di campionamento 2.5 kSample al secondo, ok, sto ancora in, non ho ancora fatto la nuova acquisizione, scusatemi, stavamo ancora lavorando praticamente sul segnale di prima. Allora, vedete adesso cosa succede, che stoppo un attimo l'acquisizione, ora andiamo al solito a zoomare un pochino per capire un po' cosa sta succedendo. Allora, innanzitutto notiamo che ora che ho campionato il segnale, perlomeno la fondamentale, ad una frequenza diciamo sufficiente, perché 2.5 kHz
è sicuramente più grande di 2 volte 510 Hz, se io vado a misurare la frequenza di questo tono me lo trovo esattamente a 510 Hz, quindi l'armonica fondamentale la sto cambiando bene e me la trovo alla frequenza giusta, diciamo, anche con l'FFT analyzer. Ovviamente se andassi a investigare sulle altre armoniche, e quindi per esempio la terza che doveva essere campionata a 1530x2, 1530x2 abbiamo detto fa 3060, 2.5 kHz non va bene come diciamo frequenza di campionamento per campionare senza aliasing della terza armonica, e quindi ancora una volta commetterò aliasing. Dove dovrei aspettarmi questa armonica di alias dovuta alla terza armonica di questo segnale? Dovrei trovarmi a 2500 meno, abbiamo detto, 3060, quindi dovremmo trovarcela probabilmente a 560 Hz, se non ho fatto male i conti. No, forse ho fatto male i conti, perché allora, abbiamo detto 510 per 3 fa 1530, scusate, 1530, 1530 meno 2.5 kHz, che sarebbe diciamo il multiplo intero della frequenza di campionamento più vicino a 1530, fa 970, e quindi dovremmo trovarcelo a 970 Hz. Eccola qui. Ovviamente andiamo a zoomare. Eccola qui, ovviamente poi andrebbe ottimizzata l'ampiezza, eccetera, eccetera. Però è ovvio che vi trovate che questa non è un'armonica che io mi aspettavo ci fosse nel segnale. Il segnale non ha armoniche a 970 Hz. Ancora una volta un'armonica di aliasing che è causata da questi problemi che stiamo mettendo in evidenza. Vi faccio notare comunque che le armoniche di aliasing, proprio per definizione, variano lungo lo spettro, cioè nel senso lungo l'asse delle frequenze, in dipendenza anche della frequenza di campionamento. Quindi in modo sperimentale, quando si ha nessuna conoscenza sul segnale in ingresso per capire se lo si sta campionando nel modo appropriato, è quello di partire da una frequenza di campionamento più elevata possibile, farne l'FFT, mano a mano ridurre la frequenza di campionamento in modo tale da ottenere una migliore risoluzione in frequenza, però notando se nel fare questa riduzione della frequenza di campionamento a un certo punto iniziano a spuntare delle armoniche in diciamo aree dello spettro che a quel punto ci devono dare un warning sul fatto che probabilmente stiamo facendo aliasing, stiamo cominciando a fare aliasing. Perché le armoniche di aliasing, appunto, proprio perché la loro collocazione nello spettro dipende dalla differenza tra FC e l'armonica che si sta campionando, modificando FC praticamente si andranno a muovere, si andranno a spostare a seconda delle FC scelte. E quindi quando noi magari vediamo sullo schermo questa armonica che trasla, shifta semplicemente per un fatto che è stata variata la frequenza di campionamento, ovvero la base dei tempi nel caso dell'oscilloscopio, significa che diciamo stiamo commettendo aliasing, e quindi magari dobbiamo riportare la frequenza di campionamento al valore precedente che non mi faceva notare questa traslazione, questo shift. Ovviamente a quel punto qualcuno potrebbe dire sì, ma se io tengo troppo alta la frequenza di campionamento peggioro la risoluzione in frequenza. È vero, però come posso cercare di migliorarla? Aumentando il denominatore, cioè il numero di punti, e quindi magari fisso la frequenza di campionamento a quel minimo scelto che mi consentiva di non avere problemi di aliasing su quel segnale che stavo campionando, e poi cerco di aumentare N per quello che è possibile, in modo tale da ridurre comunque migliorare la risoluzione rendendola più piccolina, perché
quella è data da FC su N. Ovviamente poi devo capire se posso utilizzare la finestra rettangolare, se devo utilizzare una invece a testa più piatta, a seconda di quello che devo misurare. Con questo direi che abbiamo finito questa esercitazione e quindi diciamo anche tutti i punti che avevamo previsto. Arrivederci.